Bentrovati ragazzi, allora nuovi esercizi sulle serie numeriche. Allora vediamo questo primo esercizio. Abbiamo la sommatoria per n che va da 0 a più infinito di questo a con n, di questa quantità. Allora ragazzi, cosa posso dire? Allora per n che tende ad infinito, ovviamente, vedete il numeratore? Il numeratore tende, ovviamente, il seno di n è una quantità compresa fra meno 1 ed 1 per n che tende ad infinito, quindi diciamo è rilevante. 1 è una costante, quindi mi rimane n per radice di n, che è uguale a n alla 1 per n alla 1 mezzo. Base stessa base, somma degli esponenti avrei n alla 3 mezzi. Mentre invece il denominatore, ovviamente, è facile notare che per n che tende ad infinito è questo l'infinito di ordine maggiore, quindi n quadro, quindi tenderà ad n quadro. Ovviamente, se faccio il rapporto, ossia la divisione n alla 3 mezzi diviso n alla seconda, avrò n alla meno 1 mezzo. Ma n alla meno 1 mezzo per n che tende a più infinito, noi, vabbè, al di là dell'n che tende ad infinito, ovviamente, lo possiamo scrivere come 1 fratto n alla 1 mezzo. Quindi, ragazzi, per n che tende ad infinito abbiamo una serie armonica generalizzata con alfa minore di 1, perché alfa è proprio un mezzo. Quindi per il criterio del confronto asintotico la nostra serie possiamo dire che diverge. E l'esercizio è finito. Passiamo all'altro esercizio. In questo caso, ragazzi, abbiamo meno 1 alla n che moltiplica n quadro più 1 per e alla meno n. Ovviamente si tratta di una serie a termini di segno alterno e quindi possiamo utilizzare il criterio di Leibniz. Ovviamente qua disegno, attenzione, non è un disegno, ho sbagliato, quindi modifichiamo un attimo. Allora, ovviamente il mio tablet a volte dà problemi. Ok. Va bene, comunque non è un disegno, ma è disegno. Dai, va, andiamo avanti così. Allora, a con n, ovviamente, ragazzi, per rispettare il criterio di Leibniz, a con n è uguale a n quadro più 1 fratto e alla n, perché ho portato al denominatore questa quantità cambiando l'esponente di segno. Beh, è facile notare, ragazzi, che il limite per n ad infinito di questa quantità è uguale a 0. A con n è maggiore, in realtà è maggiore. Dobbiamo rispettare le regole, no? Maggiore o uguale a 0 definitivamente, e poi ancora possiamo dire che a con n è decrescente. Per vedere se è decrescente, come dico sempre, ragazzi, molte volte è utile fare la derivata, se si vuole, però ovviamente quando il denominatore, no, è una quantità, diciamo, maggiore rispetto al numeratore, è ovvio che si tratta di una quantità decrescente. Lo si può dimostrare o col metodo di induzione oppure facendo la derivata. È più sbrigativo fare la derivata, associo la mia con n alla f di n, quindi vado a calcolare la f' di n, e quindi che sarà uguale a 2n per e alla n, facendo la derivata di un rapporto di funzioni, meno 2n più 1 che moltiplica e alla n. Ovviamente queste due quantità, facendo i calcoli, si eliminano, quindi avrò meno e alla n fratto e alla 2n. Queste due quantità sono sempre maggiori di 0, ma avendo il segno meno avremo sempre la derivata negativa e quindi la funzione sarà sempre decrescente. Quindi, essendo soddisfatte tutte le condizioni del criterio di Leibniz, possiamo concludere che la nostra serie appunto converge. Benissimo, passiamo all'altro esercizio. In questo caso, ragazzi, abbiamo 1 fratto n cosen quadro di n, quindi la condizione necessaria ovviamente si vede chiaramente che è soddisfatta perché abbiamo 1 fratto infinito che è uguale a 0. Ma d'altronde osserviamo che cosen quadro di n è una quantità sicuramente minore o uguale a 1, per cui posso dedurre che n per cosen quadro di n è sicuramente minore o uguale ad n. E quindi 1 su n, posso concludere, essendo questa quantità minore o uguale a n, posso scrivere che 1 su n sarà minore o uguale di 1 fratto n cosen quadro di n, per ogni n appartenente ad n, ai numeri naturali. Quindi questa ovviamente è una serie armonica divergente, ovviamente essendo questa serie divergente, se questa diverge, anche la nostra serie di partenza diverge. Va bene?
Benissimo, passiamo all'altro esercizio. Abbiamo logaritmo di n più 1 meno logaritmo di n meno 1. Noto facilmente, ragazzi, che questa quantità, il logaritmo di n più 1, è maggiore ovviamente del logaritmo di n meno 1 e quindi parliamo ovviamente di una serie a termini positivi. Sfruttando le proprietà dei logaritmi, ovviamente questa quantità, ragazzi, io la posso scrivere come logaritmo di n più 1 fratto n meno 1. Ovviamente in questo caso cosa faccio, ragazzi? Mi riconduco ad una forma, no? Di limite notevole che già conosco e quindi aggiungo a n più 1 meno 2 e più 2. Così più 1 meno 2 fa meno 1, spezzo la frazione qui, quindi avrò n meno 1 fratto n meno 1 che fa appunto 1. Meno 1 meno 2, ovviamente, anzi chiedo scusa, in questo caso credo di aver sbagliato un segno. Ogni tanto succede, più 2, ok, anche qui è più 2, ovviamente, che moltiplica n, fratto n meno 1. Ovviamente per n che tende a più infinito, ragazzi, il logaritmo di questa quantità tenderà, è asintotico, a 2 fratto n meno 1, ok? Più 1 piccolo di 1 fratto n meno 1. Benissimo. Quindi, ovviamente la serie risulta essere asintotica alla già nota serie armonica, abbiamo 2 fratto n fondamentalmente, quindi 1 su n. E quindi essendo, no, questa serie divergente, possiamo concludere che la serie di partenza appunto diverge. Andiamo al prossimo esercizio. Allora abbiamo meno 1 alla n fratto logaritmo di n. Ovviamente questo è molto semplice, ragazzi, oramai abbiamo preso mano e quindi si tratta di applicare una serie a termini di segno alterno, quindi possiamo applicare il criterio di Leibniz. Ovviamente qua, ragazzi, c'è un piccolo errore di scrittura, non è di segno, ma è di e poi segno. Ok, va bene, usiamo il criterio di Leibniz e vediamo se queste tre condizioni sono soddisfatte. Allora, la nostra con n, ragazzi, è 1 sul logaritmo di n. È facile vedere che il limite per n che tende a più infinito di questa quantità è uguale a 0. Ovviamente a con n è una quantità a termini positivi, è sempre maggiore o uguale a 0, perché 1 è maggiore di 0, il logaritmo di n per n appartenente ad n è sempre maggiore di 0 e quindi questa sarà sempre maggiore di 0. D'altronde a con n è decrescente, già lo si vede, posso usare, ripeto, o il metodo di induzione oppure come a me torna più facile invece usare la derivata prima, ossia associare la con n, quindi si può scrivere anche in questo modo, cioè a con n, no? L'associo, la confronto con la f di n, quindi in realtà f di n, qui ho fatto direttamente la derivata prima, quindi f' di n è uguale. Cioè, devo fare la derivata di un rapporto, quindi sarà meno 1 su n fratto logaritmo di n al quadrato, a conti fatti. Quindi il segno meno lo riporto davanti alla linea di frazione, quindi avrò 1 fratto n, lo riporto giù, che moltiplica logaritmo di n al quadrato. Pongo questa quantità maggiore o uguale a 0, ovviamente 1 è sempre maggiore di 0, questa quantità per n appartenente ad n grande, cioè i numeri naturali, è sempre maggiore di 0, a maggior ragione logaritmo di n che è al quadrato, ma essendoci il segno meno, quindi la nostra derivata risulterà sempre negativa e quindi la funzione sarà sempre decrescente. Quindi, definitivamente, quindi essendo rispettate tutte e tre le ipotesi del criterio di Leibniz, quindi possiamo concludere che la serie di partenza è appunto convergente. Arriviamo ovviamente sì all'ultimo esercizio. Allora, anche in questo caso abbiamo una serie a termini di segno alterno e controlliamo quindi se la serie converge. In questo caso assolutamente, ragazzi. Perché assolutamente? Mi conviene il criterio della convergenza assoluta e non di Leibniz, che comunque potrebbe essere applicato, perché abbiamo questo n fattoriale, dobbiamo trattare questo n fattoriale, quindi molte volte ci torna utile in questo caso utilizzare il criterio della convergenza assoluta. Quindi posso scrivere, anzi chiedo scusa, io qui credo di aver commesso un piccolo errore perché questo non va qua, ma va qua, ovviamente, perfetto. Allora posso scrivere, ragazzi, che
la sommatoria di questa quantità, ovviamente, in valore assoluto è uguale alla sommatoria per n che va da 1 all'infinito di 2 alla n più 1 fratto n fattoriale. Perfetto. Quindi, avendo un n fattoriale, ragazzi, uso il criterio del rapporto. Usando il criterio del rapporto, andrò a scrivere 2 alla n più 1 più 1 fratto n, ovviamente, più 1 fattoriale per, anziché scrivere la frazione, ovviamente vado a scrivere il prodotto capovolgendo, no? Facendo il reciproco di questa quantità, n fattoriale fratto 2 alla n più 1. Perfetto, a conti fatti questo, ragazzi, lo posso scrivere come 2 alla n per 2 più 1 fratto sviluppo dell'n più 1 fattoriale, fermandomi a n fattoriale in modo da poterlo semplificare con questo, come ben vedete, tutto fratto 2n più 1. A conti fatti, ragazzi, io qui con le opportune semplificazioni avrò circa il limite per n che tende a più infinito di 2, che moltiplica 2 elevato a n. Ho scritto l'asintotico perché, ragazzi, vado ad infinito, quindi mi interessano gli infiniti di ordine massimo, fratto n più 1, che moltiplica ovviamente, no, che moltiplica niente. Sì, vabbè, n più 1 che moltiplica 2 alla n. Queste due quantità ovviamente si semplificano e quindi avrò il limite per n che tende a più infinito di 2 fratto n più 1. Ovviamente per n che tende ad infinito questa quantità è uguale a 0. Essendo uguale a 0, quindi la serie di partenza risulta essere quindi assolutamente convergente. Quindi, ragazzi, non ci sono altri esercizi al momento, quindi credo di aver concluso e arrivederci al prossimo video.